Buongiorno a tutti. Oggi nella mia passeggiata quotidiana a Sedico è una giornata non tanto calda, abbastanza freschina, però il sole, come vedete, è bello, limpido. Mi trovo sul Cordevole. Comunque approfitto appunto per fare quattro passi e mi viene in mente una cosa che ho notato, che non si legge pochissimo, e questo non è un bene per niente. Quindi quando non si legge, si scrive anche male. Io consiglio tutti di leggere sempre dei libri per istruirsi, e non è una perdita di tempo, anzi è una cosa che fa bene alla mente, perché vedo che quando scrivono su Facebook o i network, quelli grossi, insomma, quelli principali, vedo che non scrivono bene, anzi fanno anche delle cavolate, scrivono delle cavolate, perché proprio il livello di cultura è molto basso. Non perché io sono chissà chi, io non sono niente, quindi, ma comunque tante volte mi viene da ridere, insomma. Una volta a scuola ci insegnavano, io dico appunto le scuole elementari, medie, che ci insegnavano la lettura, però anche di imparare delle cose, tipo una poesia, bisognava impararla a memoria. Adesso volevo leggervi una poesia che ho portato alle scuole medie quando mi sono diplomato alle scuole medie, per la licenza media, insomma. Quindi avevo passione per Giacomo Leopardi, quindi Giacomo Leopardi, mi sono studiato bene Giacomo Leopardi e ho portato L'infinito. E con questa spiaggetta qua penso che vada bene recitare L'infinito di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'erba e colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovraumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce in questo mare. In questo mare qua si tratta che è in questo fiume, però dico che è stupenda. Quello che vedete è il Pizzocco, è la montagna, la più bella montagna che abbiamo qua a Sedico. Questa è acqua limpidissima
che qua c'è una spiaggetta, ma non è per bagnanti. Sul tratto del Cordevole è molto pericoloso rimanerci. Però, come dicevo prima, questa poesia di Giacomo Leopardi è stupenda e me la ricorderò sempre, anche se sono passati tanti anni. E comunque, secondo me, è una poesia che è anche attuale, oltre che sì, sono passati più di 200 anni che l'aveva scritta che aveva 21 anni, però secondo me è attuale. E quando l'ho letta tempo fa, io me la ricordavo ancora qualche parte a memoria, perché mi è rimasta dentro, insomma, come poesia, anche se l'ho imparata a memoria, perché dovevo impararla a memoria, ma comunque mi è rimasta dentro. E spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso mi sto allontanando dal Cordevole, c'è anche un po' di vento. E allora, a presto allora. Grazie che mi avete ascoltato. Ciao!